Due ore di aneddoti su teatro, cinema per il trio delle meraviglie Haber, Papaleo, Rubini, come nello spirito dei Moschettieri del Re, pellicola firmata dallo stesso Giovanni Veronesi di cui gli attori sono stati interpreti. Pienone al Teatro d'Annunzio per la chiusura del PFest dell'Ente Manifestazioni Pescaresi sabato sera è tutto esaurito. Domenica al Chiostro di San Francesco a Tagliacozzo per il Festival Internazionale di Mezza Estate. Io vorrei soltanto che questa telecamera inquadrasse Rocco Papaleo in primo piano, per favore. E mi dicessero quelli che stanno adesso a vedere questa immagine chi tra gli attori italiani dovrebbe fare Gino Paoli quando faranno la cosa su Gino Paoli. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma... E su questo sfumerei, andrei a nero e chiuderei la trasmissione. Buonasera. Grande soddisfazione è stata espressa da Federico Fiorenza, responsabile della distribuzione dello spettacolo, che in autunno sarà poi a Roma. A Pescara ieri è stata una serata straordinaria, molto bella, che fa onore all'EMPTA, all'Ente Manifestazioni Pescaresi, ad Angelo Valori, che è mio caro amico tra l'altro, che con me ha condiviso questo successo, e siamo veramente felici di questo spettacolo che stasera è qui a Tagliacozzo da un sold out assoluto, anzi non sappiamo dove mettere gli spettatori.